Fondamento. Sì. Siamo in diretta con perfetto, siamo già in diretta. Buongiorno, anzi buonasera, oggi doppia diretta. Avete visto che bella notizia che vi ho dato oggi in diretta con il vice, l'amico nostro, il vicepresidente dell'ANCI, il sindaco di Capurso, Francesco Crudele, che ci ha dato questa bella notizia in diretta. E lui aveva finito la conferenza, la videoconferenza a circa le 3, 3 un quarto, quindi il tempo di andare a casa, mangiare, fare e dire. Ecco perché abbiamo iniziato anche in ritardo, dalle 4 abbiamo iniziato alle 4:35, proprio perché aspettavamo che firmassero il decreto e ci è arrivato in diretta il decreto, grazie anche a Andrea Pizzi che come sempre è gentilissimo. E niente, oggi parleremo con, eccolo qua, Mimmo, per chi non lo conosce, Mimmo Cappelluti è di Molfetta. Buonasera a tutti. Io ritengo che sia uno dei tanti pochi bravi sull'elettronica di bordo, dalla A alla Z, tranquillamente. Adesso oggi affronteremo un tema molto importante, secondo me, poi valuterete anche voi. Noi non ci siamo mai posti la domanda della sicurezza di bordo, pensiamo anche in modo distratto, distrattamente alla zattera. Pensiamo che la sicurezza sia la zattera, sia solo i salvagenti, oppure l'estintore. No, la sicurezza innanzitutto fa parte anche dell'elettronica. L'elettronica ci dà una sicurezza maggiore e anche una velocità di intervento da parte di tutti. Oggi Mimmo ci spiegherà un pochettino questo abbinamento delle attrezzature di bordo con la sicurezza a bordo. Mimmo, ti Certo. lascio in prima fila, spiegaci tutto. Io ti metto, allora mi tolgo io, ti metto di qua, così puoi spiegare bene. Ecco qua, ti lascio solo. Diciamo prima di tutto che la sicurezza a bordo delle barche, secondo me, è un po' sottovalutata, in quanto non dedichiamo l'attenzione giusta alla sicurezza. Consideriamo il fatto che comunque, almeno dalle parti nostre in Adriatico, ci allontaniamo parecchio dalla costa e quindi abbiamo anche zone dove non siamo coperti dalla rete GSM e quindi siamo scoperti a livello di sicurezza. Diciamo che al nostro aiuto arrivano tanti dispositivi di sicurezza che noi possiamo utilizzare, che fra l'altro non sono neanche tanto costosi, considerato poi il costo che può avere. I dispositivi di sicurezza sono, possiamo utilizzare l'EPIRB, il PLB, il Personal Locator Beacon, possiamo utilizzare i sistemi di telefonia satellitare, che possono essere anche un valido aiuto. Possiamo anche utilizzare una nuova tecnologia che ha sdoganato Garmin in quest'ultimo anno, la tecnologia InReach, che poi dopo parleremo. E poi ci sono dei dispositivi elettronici che possiamo integrare insieme con la nostra strumentazione di bordo che ci possono dare un valido aiuto alla navigazione e un valido aiuto alla sicurezza, fra cui il sistema ICE. Sistema ICE e anche da non sottovalutare il sistema radar, che per qualcuno il radar è qualcosa di talmente difficile, ma poi alla fine basta interpretarlo come uno scandaglio e diventa tutto più semplice interpretarlo. E comunque sia, navigazione notturna, navigazione con nebbia, con forte pioggia, ci può dare un aiuto. Certamente anche per radar vanno gestite alcune regolazioni. Io inizierei a parlare di questa schermata che mi ha messo Gian Pietro. Questa è la schermata dell'EPIRB. Molti non sanno che la stazione che gestisce tutte le emergenze in mare che arrivano dai PLB e dagli EPIRB ce l'abbiamo a Bari, la stazione Cosparsat sul lungomare di Bari. Che succede? Abbiamo il famoso EPIRB, questo qui, che viene programmato con l'identificativo della barca. Quindi la barca deve essere per forza di cose immatricolata, deve avere un codice internazionale e deve fare richiesta successivamente tramite un file scaricabile dal sito del
del Ministero del codice MSI. Una volta avuto quel codice MSI, la barca, diciamo che a livello di sicurezza di a bordo è completa. In che senso? Possiamo programmare sia l'EPIRB e possiamo programmare sia il VHF. Molti di voi mi chiedono alcune volte, quando vado a bordo a fare qualche stazione, di collegarli il VHF al GPS per avere la posizione sul GPS VHF. Molti non sanno che è inutile collegare la posizione sul VHF, ma a parte il discorso di avere sempre le coordinate a vista, pensando erroneamente che quel tastino rosso, questo qui, premendo per qualche secondo, avendo collegato il GPS, parte. La maggior parte dei VHF installati sulle barche da diporto non è abilitata a utilizzare quel tasto distress, perché non è programmato il tasto distress, quindi non è programmato il VHF con il codice MSI. Non essendo programmato il codice MSI, quindi quel tasto lì è inutile, quindi possiamo vedere soltanto le coordinate geografiche. Idem per il discorso dell'EPIRB, questa bolletta qui. Cosa ben diversa invece per il PLB. Il PLB invece, no, questo è il REACH, il PLB invece ti dà la possibilità di avere un personal locator beacon, quindi è una piccola boetta EPIRB, infatti si chiama personal, che viene venduta con un codice identificativo che in allegato al PLB, nella scatola del PLB, c'è un documento che va compilato in tutta la sua forma, va mandata alla stazione Cosparsat. E che succede? Succede che quando la stazione Cosparsat riceve la scheda di gestione del PLB, loro sanno che quel codice identificativo di quel PLB è intestato a Mimmo Cappelluti. Quindi, disgraziatamente, dovesse partire il PLB, parte, e loro sanno che quel PLB è di Mimmo Cappelluti. Quindi il PLB, bisogna fare una precisazione, può essere usato in mari, in montagna, nel deserto, quindi è a 360 gradi un mezzo di sicurezza. Il PLB, come per l'EPIRB, si attivano a contatto anche con l'acqua. Infatti gli EPIRB, molti EPIRB, hanno nel di sotto delle due contattini. Non so se riuscite a vedere i due contattini, questi qua. Attimo che ti metto in prima fila. Facci vedere, qui. Mimmo. Questi contattini qui, sono contattini dorati. Non so se li vedete. Ecco, sì, adesso sì. Che succede? L'EPIRB può essere attivato in due maniere, come per PLB. Può essere attivato manualmente, quindi io mi rendo conto che l'EPIRB, cioè io come imbarcazione mi trovo in un pericolo imminente. Quindi che succede? So che tra poco devo abbandonare la nave, quindi mi attivo per attivare l'EPIRB. Quindi sgancio la linguettina dell'EPIRB e faccio partire manualmente. Se per caso, ciao, salutiamo Pasquale. Mimmo, ciao Pasquale, non me ne volere, Pasquale. No, ci vuole bene, ci vuole bene, tutti e due ci vuole bene. Che succede? Che se per caso l'EPIRB, io invece di attivarlo manualmente perché sono stato preso dal panico, posso lanciarlo in acqua, né di dirci una piccola cimetta che può essere attaccata allo zatterino di salvataggio o all'uomo al braccio. Mettendolo, buttando in acqua, lui si attiva automaticamente e parte un segnale sia visivo, delle luci stroboscopiche, per essere visibile in lontananza. Diciamo che il PLB è più semplice come utilizzo dell'EPIRB, però il principio, il funzionamento è identico. Questo mi sembra più per la pesca professionale, o mi sbaglio? No, se abbiamo una barca da diporto che è immatricolata, quindi è soggetta a navigazione senza limiti dalla costa, quindi se io mi devo spostare da punto A a punto B, quindi devo fare navigazione senza limiti, si è obbligato a montare l'EPIRB, quell'EPIRB lì. Questo qui da diporto. Questo qui.
Quindi questo dov'è che lo posso, cioè chi ha la barca immatricolata ha un ordine 12.000, no? Sì, deve fare richiesta di codice MMSI, che è un codice a 9 cifre, che immaginate come se fosse un numero di telefono. Un numero di telefono identificativo della barca. Lo posso richiedere soltanto al momento, ma non penso che cambierà la legge, al momento, lo posso richiedere le barche che sono immatricolate e hanno le nominative internazionali. Tra l'altro. Invece questo qui, Mimmo? Invece il PLB, questo qui, è il Personal Locator Beacon, cioè è come l'EPIRB, il principio di funzionamento è lo stesso dell'EPIRB, ma è personale, cioè io me lo posso attaccare anche al zatterino, portarlo in tasca, lasciarlo in barca, lasciarlo, e qualora c'è necessità, l'emergenza, lo posso attivare, e quando lui parte, essendo già registrato a nome di Tizio e Caio, la stazione Cosparsat a Bari sa che è partito il PLB di Mimmo Cappelluti. Questo è il modo per partire le ricerche. Attenzione, fra la precisazione, Giampiero, non attivateli mai in maniera errata. Qualora vengono attivati in maniera errata, ci sono, a parte le cose penali da andare a rispondere, in più ci sono anche delle spese da portare avanti, perché si è attivato tutto un processo di... Sì, però Mimmo, io quello lì, io questo qui, l'EPIRB, sì. Questo è il PLB, il PLB. No? Io ce l'ho da 5 anni, ce l'ho, sì. E ce l'abbiamo tutti noi pescatori a Vieste, che sono qua da quando è morto, sì. L'amico nostro Elia, sì, infatti, se avesse avuto questo qua, e loro ci hanno mandato tutto quello che... la procedura, quindi loro hanno il numero mio, il numero di mia moglie, di mia cognata, certo, e certo. Prima quando le varie chiamate, prima che perché inavvertitamente noi prima avevamo quello lì che a contatto dell'acqua partiva, allora che succedeva? Ogni volta che lavavamo la barca, ce l'avevamo appeso lì, si lavava la barca distrattamente e partiva, non te ne accorgevi, meno male che ti arrivava la telefonata, dici guardi state attenti, è scattato l'allarme, e allora, sì, la chiamata primaria. E l'abbiamo cambiata, abbiamo preso questo qui manuale e tu questo devi aprire, esce fuori antenna e arriva e emana il segnale, quindi sì. È un po' più problematico perché un tramo, un qualcosa un po' più pericoloso, nessuno sa perché lo devi attivare tu, però è più comodo da tenere a bordo, è molto più comodo. Adesso per quanto riguarda anche in caso di SOS, no, Mimmo? In caso affonda una barca o qualcosa. Ho visto, mi ha mandato questo il research, no? Che è questo qua. Adesso ci togliamo un attimo. Tramite la procedura di stress. Sempre inerente. No, questo ho capito, questo è il VHF allora. Allora, un attimo solo. Quindi qual è il distress? Questo tastino che abbiamo rosso. Sì. Il SC5. Che io dicevo prima, molti pensano che quel testino rosso lì, a meno che non abbia programmato il VHF col codice MMSI, quel testino rosso lì è funzionante. Non è funzionante, non è attivo, più che altro non è attivo, non è attivo. E comunque quel testino rosso per attivare il distress come bisogna fare? Bisogna programmare il VHF con un codice MMSI per forza. Se no, non si sblocca il distress. Ok, e quindi bisogna richiedere il codice lì a Bari, in Diamento, no? A Bari, al Ministero delle Telecomunicazioni. A Diamento. C'è proprio un file PDF. E Diamento, sì, ok. Quindi la volta che diciamo abbiamo attivato il D, che è molto importante come tasto, perché uno può avere un malore, un qualcosa, emana il segnale e hanno subito la posizione. Certo. Mi sembra che loro entro le 25 miglia, le 30 miglia, entro un'ora. No, ti spiego subito come funziona il distress, Gian Pietro. Funziona così: ogni radio che c'ha il DSC interno, in maniera autonoma, in maniera tra virgolette inconsapevole, fa da rilancio, quindi la portata aumenta. Se io mando il distress e c'è una barca accanto a me 10 miglia, lui in maniera automatica, senza che lo rilancio il distress. Lo rilancia fin quando viene raggiunto dalla stazione di coordinamento di soccorso. Ho capito. Sì, Vito, domani tutti a pesca. Ciao Arcangelo.
domani tutto a pesca, ho capito. Quindi Ciao ecco qua. Angelo. Quindi la funzione del business è questo, che se la barca ha bisogno a fondo, via satellite arriva la Diciamo che chiamata, il c'è soccorso. un rimbalzo del segnale, un rimbalzo del distress. Non so se è capitato a te, Gianpiero, qualche volta al Brentino profondo, di incrociare una nave, no? Che No, sta lavorando. volevo mandare il distress solo perché il pesce era grosso e avevo bisogno di aiuto per tirare. Sì, ok, no. Una nave, sì, a voglia, stavamo ancorati. No, ti sei mai chiesto come poter contattare quella nave lì? Ma si è No. fatta male la domanda. Cioè, se tu vedi una nave, no? Che ti stai lavando in navigazione e ti stai lavando e capisci perché non hai l'AIS, non hai l'ARPA, cioè non hai niente a bordo, però hai l'intuizione che la nave ti sta lavando addosso. Come pensi di contattare la nave? Yes. No, la contatti, siccome che le navi e i pescherecci, ma prima le navi, dal 90, questa parte di tanto tempo fa, per l'AIMO che gestisce regolamento la navigazione delle navi, ha introdotto sia l'AIS che il codice MSI oltre tutti gli apparati. Quindi ogni nave ha un codice MSI E come faccio io a saperlo? e là Invece ti serve l'AIS. Ti serve all'AIS l'AIS, è sì, perché là chiaro, tu là vedi la nave, interrogi la nave, lui ti dice nome, codice MSI, ma io ce l'ho il vessel dell'AIS, ce l'ho va a sul finire. portatile, Ah, oppure tu telefonino. si può fare tu che passa il finder che può Telefonino, entrare. vado lì e vado a vedere tramite contatto Ok, Bluetooth. Quindi adesso hai il codice MSI della nave. Come la fai a chiamare? Domando. la faccio a chiamare se ho l'MMSA della nave. Chiaramente avranno un canale loro di notifica. No, tramite il distress, non è solo quel tastino rosso lì. Io posso fare anche la chiamata individuale all'amico. Cioè, io so il codice MSI di Mimmo Cappelluti, non so Mimmo Cappelluti su quale canale è sintonizzato, inserisco il codice MSI facendo una chiamata individuale, a Mimmo Cappelluti arriva un messaggio, una chiamata, tipo un bling, tipo uno squillo di telefono, e in quel modo dice, il sta comunicante che sta arrivare una chiamata individuale da Giampiero Cariglia, cioè non è scritto Giampiero Cariglia, c'è il codice MSI di Giampiero. In quel modo, quando io vado a dare l'accept della chiamata individuale, i due VHF si mettono sullo stesso canale. Ah, ho capito. C'è il distress, cioè il DSC più chiaro è più complesso come funziona. C'è che sul diporto viene usato, diciamo, il VHF. Col DSC viene usato al 10%, forse anche meno. Ok, quindi abbiamo parlato, ma no, è importante, non lo sapevo, vedi, Mimmo, delle volte neanche. La navigazione quando fai la scuola nautica, no, volte non abbiamo parlato di queste cose qua. Queste sono cose molto importanti anche, delle bill Certo. epid e quant'altro. Va bene, quindi Certo. questo è il segnale, è chiaro che poi arriva e quant'altro. Invece prima dopo passiamo un attimino, Sono vabbè, le questo birre. ostacolo lo facciamo dopo. Volevo parlare di questo strumentino qua, questo della Garmin. Questo è il reach della Garmin, questo affarino qua, che sono due Allora, modelli. fammi vedere un attimo tu, scusa, Mimmo, eccolo qua, Sì. un attimo. Mimmo, sei sparito? No, ci sono. Ma non c'è la camera che non si vede. Sto dando dei problemi oggi. Non so perché, è il tuo, no, ma non ti vedo, Mimmo. Un attimo, lì ci Lo sono, eh. so, io ti vedo, ma non ti vedo. Vabbè, aspetta un attimo che ti invito io. Scusate, Ma mi abbiamo senti? problemi di trasmissione.
No, non, Mimmo, non ti si vede. Ma mi senti però? Sì, non è che hai chiuso la camera, Mimmo? No, no, no. No, no. Adesso ho chiuso. Adesso ho chiuso la camera. Prova ad entrare e uscire, Mimmo. Da dove? Dalla studio, sì. Esci. Ok. Un attimo, vai, rientra. Scusate un attimo la diretta. Quindi stiamo parlando un attimino di sicurezza di bordo. Quant'altro Mimmo ci ha spiegato un attimino bene la funzione del distress del VHF, Mayday, eccolo qua, VHF, la funzione distress. Quindi quella funzione distress è molto importante, non è uno se la schiaccia adesso non va, perché per attivarla bisogna avere un codice MMSI che va richiesto al centro operatore Bari via Mendola, sembra centro. Stiamo bene, Mimmo, ce lo spiegherà meglio. E quindi con quel distress si può anche telefonare avendo il codice e si può sapere anche la nave, eccolo qua, Mimmo. Stavo rispiegando, Mimmo, il fatto della del DSC e quant'altro. Allora, stavamo dicendo. Stavo parlando il Mayday, quindi VHF distress. E adesso parliamo di questo oggettino. Che questo oggettino che distribuisce Garmin, che più che altro questo oggettino qui è, secondo me, il Tokasan, perché non è un apparecchietto che ci permette di comunicare e avere la nostra posizione dappertutto, perché sfrutta la tecnologia Iridium, e ci sono vari abbonamenti da poter fare. Ci sono abbonamenti annuali e abbonamenti mensili. Ci stanno tre tipi di abbonamenti: Safety, che ti dà la possibilità soltanto di mandare il messaggio del SOS, Recreational, che ti dà la posizione del tracking, e poi Expedition, che è illimitato, quindi posso mandare SMS e tutto quanto. Questo oggetto qui si collega tramite Bluetooth al nostro telefono o addirittura al nostro dispositivo Garmin, quindi anche al nostro plotter, e possiamo mandare anche degli SMS, possiamo mandare, quindi è completo al 100%. Mimmo, dal telefono o no, lui siccome che il display è molto piccolo, quindi sarebbe impossibile andarci a mettere le manine, lui sì. si collega al telefonino tramite Bluetooth. Ah, okay. Quindi collegandosi tramite Bluetooth, io ho un'applicazione proprio della gamma dedicata, è come se avessi, lui farebbe da, come puoi dirti, da hotspot al telefono. Comunque, bravo, grazie. Sottotitolo. Enzo Lamonte. Ciao Enzo. Pasquale Marchionna, oggi anche qui di connessione, sì, siamo, perché ormai, ormai che dobbiamo fare, tutti hanno cominciato a fare le dirette, siamo come le paperelle noi pescatori, va bene, andiamo avanti. Tu hai aperto le danze. È la nostra sicurezza, oggi come avete potuto ben vedere, come state ben vedendo, più altro è una diretta per farvi capire un po' l'abbinamento della strumentazione di bordo, la strumentazione di bordo e la sicurezza a bordo. Quindi, perché noi delle volte pensiamo che la sicurezza a bordo è solo l'estintore, il salvagente o la zattera. Sbagliatissimo. Ma la sicurezza non è solo quella, ma è specialmente la tecnologia che ci aiuta molto. E la tecnologia non solo ci aiuta molto, ma è anche la velocità dell'intervento del soccorso che ci dà. Tipo quello che diceva prima Mimmo, il distress, che per collegarlo bisogna avere il codice MMSI, no? della barca, che si richiede a Bari, dove? Via Mendola, al Ministero delle Telecomunicazioni. È chiaro, noi ce l'abbiamo a Bari, quindi con distress si può anche... c'è un modo da scaricare da internet. Da scaricare, mi sembra che sia anche gratuito la richiesta, no? Dell'MMSI. No, soltanto le famose marche da bollo da pagare. Vabbè, le due marche a bollo, sì, quelle sì, le 32 euro. Perché si dicono, marchette? Perché le marchette nascono dalle marche. La presentazione. Comunque,
non so chi non ha, non so tu che patentino hai per utilizzare il VHF. Ah, parliamo del patentino. Io ho la licenza, sì, io ce l'ho per radiotelegrafista di bordo superiore per fino a 50 tonnellate di stazza. Ok, tu sei uno dei pochi che può utilizzare il VHF a livello di comunicazione di voce a 360 gradi, perché sei abilitato. Quando invece ultimamente, in ultimi anni, si è fatta richiesta del patentino, tra virgolette, senza esami, quel patentino che viene rilasciato senza esami, sempre pagando tramite la marca da bollo, è un patentino, è più che altro un'autorizzazione che ci viene data dal Ministero per utilizzare il VHF esclusivamente solo per emergenza. Quindi io posso usare teoricamente solo il VHF solo per emergenza. Quando invece noi parliamo barca e barca sui canali e quant'altro, già stiamo facendo qualcosa che non si può fare con quel patentino lì. Con quello tuo invece puoi utilizzare tutti i canali che vuoi di comunicazione. Sì, infatti io adesso che ho cambiato il VHF ho dovuto rimandare copia del mio patentino, copia del libretto col codice, certo dietro, certo, del certo. Codice code, certo. Il codice suo del VHF, dove loro lo hanno ripreso in carica scaricando l'altro che avevo, perché è subordinato alla mia licenza, anche al patentino dell'imbarcazione da bordo, insomma, dello strumento da bordo. Ma anche il fatto della radio, mi sembra che ci siano delle normative, c'è da pagare qualcosa, chiedono autorizzazione alla radio a bordo, lo stereo, Mimmo? No, non esiste più come per la macchina. Per la filodiffusione, no? Dell'impianto stereo classico. Ah. L'impianto stereo tu parli? L'impianto stereo, sì. No, è come per la macchina, non si paga più, okay. Si paga più da sacco di anni. Ok, abbiamo detto il satellitare, questo l'EPIRB, quello che va in acqua, sì, te lo dico, lo ripeto per quelli che sono collegati adesso, va in acqua e automaticamente lancia il segnale, e poi abbiamo parlato quello personale, l'EPIRB, l'LT personale, quello che abbiamo noi che lo vai ad attivare tu, mentre quello con finendo in acqua si apre, si attacca automaticamente, certo. Questo qui invece... la batteria dura 5-6 anni, io da 5 anni che ce l'ho sempre a bordo e funziona ancora la batteria, basta pigiare questo tasto. Tu non hai l'obbligo di andare a cambiare la batteria. No. Però per una questione di sicurezza, una tantum... Non ho neanche l'obbligo del PLB a bordo, è per una mia... No, quella è una cosa tua soggettiva, è tu soggettivo quella cosa lì. Cioè, io lo consiglierei a tutti, come l'Inreach della Garmin, questo è il sistema satellitare della Garmin. Qui vedo che ci sono l'Inreach due modelli, della Garmin, cioè, è come se fosse piccolo, sempre della Garmin. Sì, quello più grande. Ma sembra un telefono quello grande, Mimmo. No, quell'altro è più che altro come un GPS portatile, più che altro. Ah, ok. Come un GPS portatile classico della Garmin. Considera che l'inreach è come se noi avessimo un telefono satellitare con tecnologia Iridium. Ecco perché c'è l'abbonamento annuale o mensile da andare a pagare. Perché vado ad attaccarmi su un gestore della Geos che collabora con Garmin, che loro, premendo questo tasto qui dell'SOS, organizzano le manovre di sicurezza per il recupero del naufrago. E sono operativi 24 su 24, 7 giorni su 7. Quindi, quando avete premuto il tasto, parte il segnale di soccorso a Geos, e poi Geos, che è l'operatore dell'Inreach, gestisce lui tutta la procedura di soccorso. Addirittura, cioè, con l'inreach verrai aggiornato su inreach tutta la procedura di soccorso, quindi ti aggiornano passo passo come stanno avvenendo i soccorsi, quindi ti dice guarda stiamo arrivando, manca poco e tanto quanto. Quindi ti segue passo passo, molto importante anche questo, sì,
La tecnologia a bordo fa la differenza, senz'altro. Qui non riusciamo a leggere, ce lo stai spiegando tu. Ok, questo invece cos'è? La navigazione astronomica, no? E qua Questo è parliamo, qua radar. passiamo al radar. Passiamo a Ok. molte. Io sul radar farei una piccola precisazione. Ecco. Molte persone, fra l'altro, ignorano che la Terra è tonda, quindi c'è la curva terrestre, ok? E mi chiedono dei radar potentissimi per arrivare più lontano, per beccare le barche più lontano. Perché pensano, avendo un radar più grande, hanno un target di visuale più Lungo, lontano, invece più no, lungo. perché non è No, piatto, quindi invece lo no, devi perché alzare sono molto. persone, a parte alzalo molto, ma la definizione del radar e l'acquisizione del target dal radar è importante per la lunghezza dell'antenna. Tu capirai bene, Gianpietro, che sulle barche da diporto non puoi montare un'antenna aperta da 8 piedi. Quindi monterai il padellino con l'antennina piccolina dentro. Che succede? Andrea Andrea Napoli, è Napoli. anche un GPS. Andrea, Sì, certo. Lo so che voi due ci tenete sotto controllo ogni volta che facciamo la Mimmo. Guarda chi c'è pure. Simone, guarda Simone. Andrea, l'ho ci tengono visto. d'occhio, capito? Dico, vediamo che cosa Mi tengo sotto controllo. Quindi, diceva Andrea, è chiaro che è un 8 pollici. Quindi mi chiedono queste potenze enormi su barche relativamente basse. Quindi gli dico subito al cliente, dico, guarda, con questa antenna qui, con l'altezza dell'antenna, hai un tot di visuale, perché sulla curva terrestre, poi il lobo del radar va a sbattere sulla curva terrestre. Quindi andando a battere gli ostacoli più alti, quindi le montagne alla costa in lontananza, ma andrò ad escludere tutto ciò che dopo la curva terrestre è un po' prima del lobo del sì, va bene il radar, però va capito anche che è molto importante sia la lunghezza dell'antenna e anche l'altezza della nave, perché più alto come il radar, più vedo in lontananza, però posso avere l'effetto ridotto che magari in vicinanza non riesco a vedere. Quindi va Dimmi trovato un compromesso, va trovato. se sbaglio, qui c'è distanza uguale 1,22 per radice quadrata di H1. L'H1 sarebbe l'altezza visibile all'orizzonte, Sì, giusto sul livello del mare. Quindi infatti, se vedete l'H1 bene. come la otteniamo? La otteniamo 1,22 radice quadrata di H dalla parte di qua frontale e di H1 dalla parte invece di discesa. Più 1. Eh sì, questi sono. E H2 invece H2, adesso è un po' tecnica questa, però questo non si vede tanto bene. Vedi per esempio. Vedi per esempio quella di prima che fa vedere Gianpietro, quella dopo, questa qui. Ti fa vedere come funzionano invece le onde radio VHF. Vedi di sopra, immagino la barchetta a vela che trasmette il segnale VHF, trasmette, perché Sì, il segnale VHF è direttivo. barca a vela, I can't help you. Ok, questa è la barca a vela, sotto si vede la traccia che va su e giù a zigzag e Sì. questa sì, non No, si vede. allora, no, ti faccio capire io. Allora, la foto di sopra è La navigazione. raffigurato come vedete il VHF che noi abbiamo a bordo, il VHF comune, Ah, ok? Quello che questo noi abbiamo a comune. bordo, Ah, il segnale comune. normale. Guarda, è dritto il segnale. Sì, Quindi sopra si qua. vede la barchetta vela che trasmette, va a sbattere Sì. sulla linea d'orizzonte, segnale, perché la Terra è Ah. tonda. Anche se qualcuno dice il contrario, dice, e dall'altra parte il segnale passa per sopra, perché l'altra barca a vela è più giù, quindi l'altra barca non lo vede. Quindi anche per il VHF è molto importante l'altezza, perché essendo diretti le antenne si devono vedere. Ecco, quello per esempio, quello che fate vedere prima dell'antenna VHF, che Ecco, molte adesso ne persone la parliamo, conoscono. le voglio guardare.
Allora, ecco qua, questo è un altro discorso che è importante. Noi facciamo per un motivo di idrodinamicità del vento, di per il vento, teniamo l'antenna un po' più bassa, invece è sbagliato, perché guardate questa foto. L'antenna è direttiva, l'antenna è direttiva. Le antenne, teoricamente, si devono vedere le antenne, teoricamente, in maniera ipotetica. Perché emana delle onde, no? Dove devono riflettere e ritornare. Poi possiamo parlare del giorno che c'è più propagazione, meno propagazione, giornata secca, giornata umida, che cambia la propagazione. Però le basi fondamentali del segnale VHF è che le antenne si devono vedere. Un'altra precisazione che devo fare, Gian Pietro, che ho visto quindi in alcune installazioni che erano montate i clienti, le antenne VHF arrivano con il loro cavo standard, che è un cavo calibrato. Sì. Né si può allungare e né si può tagliare, perché è un cavo tarato per quel tipo di antenna. La cosa più sbagliata che viene fatta dagli più, che io ho l'antenna con 5 metri di cavo, quindi arrivo al VHF e me ne rimangono 3, perché è vicino. Chi fa? Fanno delle bobine strette, bobine strettissime. Questa è una riduzione di segnale che si va a creare nel cavo, e quindi una riduzione sia in RX, ma specialmente in RX che in TX del VHF. Quindi non fare bobine strette, ma bobine larghe. Larghe. Un'altra cosa che ho notato, un altro problema che ho notato, questo è un problema che ho notato lavorando, è con l'avvento delle luci a LED sulle barche. Luci a LED di navigazione, luci a LED in pozzetto e tutto quant'altro. Allora, faccio una premessa. Le luci a LED vanno comprate di buona fattura, non luci a LED cinesi. Perché le luci a LED che vengono comprate, che costano poco, rendono gli apparati VHF, li rendono sordi, non si sente più, non ricevi più. E questo è fatto dal fatto che queste lampadine a LED, oltre ad essere di cattiva fattura, sono anche multi-range come volts, quindi le compri da minimo 12 volts fino a un massimo 24 volts. Che succede? Che avendo dentro un circuitino la lampadina LED crea un segnale che può creare distorsione. Tu sai che mi è capitato a me, Gian Pietro, ultimamente, di avere la posizione sbagliata, errata sul GPS per colpa di un inverter. Cioè, accendendo l'inverter di fattura ambigua, è successo che il cliente mi ha chiamato: Mimmo, io qua la barca mi dice che sto fuori dal porto, ma io sto rientrando al porto. Spegnendo l'inverter, addirittura l'inverter influiva nella posizione del GPS. Pensate. Addirittura, oltre a dare problemi seri allo scandaglio, come disturbi, ma può dare problemi. Quindi attenzione a cosa montate a bordo, cosa aggiungete a bordo. A Napoli, Simone, salutiamo tutti e due. Allora, c'era una domanda di prima, Mimmo mi stava chiedendo, l'amico mio di Becco Benelli, Mauro di Pesaro, quanto costa l'EPIR personale, più o meno? Mimmo, cosa puoi dire tu? Vabbè, io l'ho pagato quanto è? 360 euro quello, sì, più o meno, sì, più o meno lì, più o meno lì, 350, 360. Devi mandare la copia dell'EPIR con tutti i dati al tuo centro, diciamo centro, quello che ha detto prima il Ministero delle infrastrutture e della telecomunicazione. Quante miglia? Allora, scusate. Quante miglia minimo influenzano come ostacolo alla trasmissione? Radar VHF. Parlando di curva terrestre, questa era certo la curva terrestre, Gian Pietro, non è un picchio, cioè è graduale la curva terrestre. Gradualmente influisce la trasmissione. Certamente, ripeto, è un discorso di altezze, ma non troppo alto e né troppo basso. Per esempio, molte persone ho visto montare i radar ad altezza di testa, non va bene,
perché in realtà è dannoso. Tant'è vero che alcune barche americane che lo montano sul T-top, nel T-top è inserita una lastra di piombo. Pensa, e fa in maniera... altrimenti è chiaro, bisogna isolarlo, è chiaro. Considera che il lobo del radar parte a 2 metri dall'antenna. Quindi tu immagina avere l'antenna sul bar a poppa, ok? E il lobo sparato in te, Quindi bisogna fare molta attenzione anche come monti l'antenna radar. Bisogna prendere anche in considerazione anche la salute dell'utente. Mauro chiede cosa intende? La bobina stretta. La bobina stretta o larga? Ho grossi problemi sia in ricezione che trasmissione, anche io col VHF, Mimmo. E poi ti volevo fare un'altra domanda sul VHF, il fatto della potenza, da 5 watt, da 1 watt, da 25 watt. Sì, 1 watt e 25 watt. Low e high come potenza. Sì, come si imposta sul VHF? Lo facciamo capire. Allora, cosa intendi con il mio assetto largo? Grossi problemi? Lo faccio... Se io prendo un cavo, no? Vediamo se... Adesso a prendere un cavetto qui. E faccio questo. E metto la fascettina, così, non va bene. Assolutamente. Perché ho creato una bobina. Se invece lo faccio così, disteso, tipo un 8, così... Sì, già è più larga la bobina, già creo meno danni. Ok, quindi non tagliare. Se lo lasciamo libero è ancora meglio. Sì, libero. Attenzione, c'è da fare anche un'altra considerazione. A quelle volte i cavi VHF passano con altri cavi, quindi va presa davvero in considerazione anche il discorso. Ho schermato, da quello che ho capito. Ma il cavo del VHF è già schermato. Sì, però se tu mi dici che facendo bobina stretta e avvolgendolo stretto si crea interferenza al disturbo. No, c'è riduzione di segnale. È come se io creo un filtro. Ho capito. È come se io metto un tampone. Ok. Tampone. Pensate, a me l'hanno pure tagliata il filo. Perché mi hai detto che non bisogna tagliare, capito? Era lungo, l'hanno tagliato, ecco perché ho problemi. Io non lo taglio mai. Infatti non me l'hai curato tu, non lo taglio mai, è importante. C'è da fare un'altra considerazione, perché per le antenne VHF, quelle comunque che si vendono, quelle che troviamo da tutte le parti, quindi le antenne economiche, antenne a stilo, viene dato in dotazione un cavo tipo questo, un cavo, non lo chiamiamo RG58, non è un cavo ottimo, quindi è soggetto a dispersioni, invece su impianti più importanti, dove abbiamo barche più grosse, montiamo dei cavi diversi, dal RG113 e a salire, perché più aumenta la lunghezza dei cavi e più deve aumentare la qualità del cavo e la minore dispersione del cavo. Quindi, senti, Mimmo ci chiedeva sempre a Mauro, lui risposta a quello di prima del raccogliere il filo, lui l'antenna ce l'ha in testa d'albero al peschereccio, sì, però non vorrei che adesso, Mimmo, non è che, e come hai detto prima, Mauro, non è che ti hanno, era corto il cavo, ti hanno fatto un'aggiunta all'antenna. Bisogna capire che antenna ha. Mauro, che antenna hai? Approfittare di Mimmo, perché Mimmo ti può delucidare meglio che antenna hai, e se hai interrotto il cavo, ti hanno fatto l'aggiunta, perché lì non va bene. Se è un'antenna a stilo o un'antenna con i radiali, con i famosi teleradiali di ground plane, esatto, come antenna bisogna vedere, capire che antenna ha, e comunque sia vanno valutate tante cose. Io sono, purtroppo, tutti i giorni. No, non è stato, quindi non è stato raccordato il filo, l'hai installato tu, quindi è tutto un filo unico. Vabbè, però se non funziona, se hai problemi, qualcosa c'è che non va. No? Allora, Gian Pietro, no, come operiamo noi qui in azienda? Lavoriamo così. Quando abbiamo problemi del genere, che il cliente si lamenta, che non sente, non parla, la prima cosa da fare è portare in laboratorio specializzato,
o da me, chi sia, da un tecnico, doveva avere degli strumenti particolari. Specifichiamo bene, non da un tecnico, ma un tecnico specializzato. Specializzato. Il tecnico può essere anche l'elettrauto delle macchine. No, assolutamente. Non ha strumenti. E il tecnico, secondo i suoi strumenti, non lo possiamo fare. Abbiamo gli strumenti adatti. Il neutrone. Possiamo. Cosa? Sei un neutrone. Che è neutronica quella che tu fai, no? Sì, radiotecnica più che altro. Quindi possiamo fare e possiamo controllare sia la ricezione in decibel, quindi per questo scusa l'apparato non riceve perché è guasto lui, ecco, e in più qua possiamo controllare la trasmissione. Quindi le giunte con maschio femmina non vanno bene, assolutamente. Dipende. Non credo che Mirko, non vanno bene, no Mimmo? Dipende, se io devo allungare il cavo di 20 centimetri va bene, ma se lo devo allungare di 10 metri no. Poi attenzione, le giunte maschio femmina, ci sono degli oggetti ben precisi per andare a fare, quindi sono i barilotti, i due bocchettoni, e si vanno a giuntare, ma io ho poco margine, cioè posso allungare il cavo ma di poco, di un metro posso allungare il cavo, ma non di più. Quindi l'antenna va montata, a comunicare all'azienda prima di acquistarla, al rivenditore, i metri di dove deve arrivare, perché già dalla casa madre deve arrivare. Arrivano standard, Giampiero, arrivano standard dalle aziende, standard, perché ti spiego una cosa, l'antenna ideale VHF, teoricamente, poi fra l'altro io ne ho montata una a Brindisi ai piloti sul tetto, è lunga, deve essere lunga 6 metri l'antenna VHF, lunga come altezza. Quindi tu immagini che su una barca se immagina che c'è una barca grande da 6 metri, non puoi montarla. Cosa succede? Nelle antenne VHF, alla base dell'antenna, viene fatta una bobina che va a compensare quella lunghezza mancante. Il cavo è stato calcolato giustamente per la bobina. Tecnico bravo. Ecco, invece Mauro si lamenta di che 7-8 miglia lui non riesce più a parlare, quindi, ma secondo me non lo so, avrà un problema proprio, sarà l'antenna. Controllare, prima di tutto, in primis, controllare il VHF. Se non ha problemi il VHF, da escludere se il VHF ha dei problemi o non ha problemi. Poi andare a bordo e controllare con i dovuti strumenti perché non riceve o non parla. La maggior parte delle volte dipende dal VHF che ha dei problemi. Ok, io volevo intanto fare una domanda a Mimmo, approfittando della sua bontà. Sì. Anche perché siamo 48, quindi siamo nella media dell'oretta, 45 minuti. Mimmo, allora io ho la barca con 300 cavalli, 2300 Suzuki. Sì. Ho montato, da quando ho montato questo pannello da 100, aiutami, non voglio dire cretinate, c'è un pannello solare? Sì, da 100 ampere, può essere 100 ampere ora? 100 ampere ora è un po' importante un pannello solare. Quando può essere? È abbastanza grande, ma... bisogna vederlo bene, le caratteristiche tecniche del pannello. Da quando io ho montato questo pannello, lo scambiatore che vale in batteria, ricarica le batterie, ho sempre problemi di corrente, e mi si scaricano prima le batterie. Ogni tanto c'è qualche piccolo, scatta la protezione interna, vabbè. Detto, può essere l'umidità della presa, quando metto la presa a terra bagnata, ok, ci sta. Ma scatta l'interruttore da 220, Giampietro, scusa. 220 quando carico la corrente, può essere, come hai detto tu, l'umidità della presa e qualche contatto della presa e quant'altro. Sì, sì, è capitato. Invece, se io, diciamo, se volessi cambiare batterie, aumentare... Non da 100, io ho 95 ampere gel.
quindi cada uno, ne ho tre. Se ne voglio mettere tre da 150, devo intanto il motore, devo modificare i ripartitori di ricarica della potenza alternatore motore, batteria, o può rimanere tale? Il partito di ricarica rimane tale. Invece, tu devi immaginare la batteria come un secchio, Gianpietro. Sì. Come un secchio che devi riempire. E dipende da quanto svuoti e quanto riempi. Lì. Quindi, ma se io svuoto velocemente, allora io intanto, più che la domanda era questa, se la giornata di pesca aumentando la batteria, cioè ho meno problemi di ho più carica disponibile a disposizione, vero? Vabbè, io tu lo sai che io i pannelli solari non li tratto. Esatto, è stata una mia scelta non trattare, è un settore volevo che darti detto allora, non hai detto ti spiego qual è la mia idea. Non sono mai entrato in mezzo sui pannelli solari perché secondo me vanno dedicato a livello tecnico tanto tempo per capire come funziona e come non funziona, come qualsiasi cosa che io vado a fare sempre. Un pannello solare di quella dimensione lì a pieno sole ti riempie il famoso secchio un bicchierino alla volta. Capisci il paragone? Serve solo se è arrivata o quello serve se io ho la barca in banchina, non ho la 220 e voglio mantenere le batterie cariche. Però se io consumo con il mulino elettrico, la strumentazione, consumo 20, lui a me me ne darà due. Però capisco. Dimmo, scusa, ho capito, certo, te ne ha due. Però io vedo questi motorini elettrici, noi andiamo a 12 volt, hanno più motorini durata, elettrici? Più durata perché sono 24, 36, adesso addirittura esce il 48 volt. Lo scuderei Giampiè su 48 volt, è molto pericoloso. La più potenza è più durata il 36-48 volt. Allora, più aumenta la tensione e più diminuisce la corrente, una legge di Ohm più che altro. Che succede? Se io ho un motore di tot ampere, quindi parliamo di un motorino di prua da 112-105 libbre, quindi un motorino di 40 kg di spinta, è normale che non lo possa alimentare a 12 volt, perché le correnti in gioco sarebbero enormi e sarebbe pericoloso, quindi e diventa tutto più complicato, diventa tutto più difficile. Gioco forza, tutti i produttori di motori elettrici hanno fatto i 36 volt, che attenzione, 36 volt è il limite per la corrente in corrente continua. Dopo 36 volt la corrente continua è pericolosa, cioè può creare danni a corrente continua dopo 36 volt. Non so se è mai capitato a te di essere tu sudato a quelle volte, bagnato, toccare il po' della batteria e prendere una bella scossa, considerando che è 12 volt quella lì. Immagina 48 volt cosa potrebbe succedere. Quindi 36 volt è il limite massimo. No, magari posso maggiorare il motore, rendo più potente. E quindi montata 36 volt viene montata a parte un impianto a batterie per il motore di prima. C'è l'impianto del motorino è a parte. Allora, le batterie Optima Blu che hanno avviamento e servizi come sono? Le Optima Blu, se io non sbaglio, devono essere a scarica lenta, quindi sono ottimali per i servizi, però sono un po' scarsi di spunto. Ma sono anche sulle batterie, per esempio, a parte le batterie comuni, molta gente compra le batterie senza una cognizione di causa, cioè compra batterie dei servizi, le compra con uno spunto altissimo, non serve, bisogna comprare delle batterie con una scarica lenta per la batteria dei servizi. Ok, perfetto. Allora abbiamo le batterie che batterie ci consiglieresti? Quelle gel ho saputo che una volta che si scaricano le devi buttare. Allora attenzione, se anche se la batteria ce la fa un aggiornamento, batteria al gel o batteria GM o batteria ad acido, esatto,
tutte le batterie hanno una curva, hanno una curva di carica e scarica. Cioè vuol dire che la batteria che compro dal mercatino, che la pago 40 euro, se sulla batteria mi mettesse lo schema di cicli di carica e scarica, mi accorgerei che dopo 50 cicli di scarica e carica la batteria non funziona più. La batteria di buona fattura ha più cicli di carica e scarica, quindi dura di più. Zero. Adesso quello che ho preso la risposta, alla prossima per l'altro ordine. Ok, grazie. Quindi qui è il problema. Cioè, bisogna anche capire un attimo che batterie si vanno a comprare. Vabbè, Mimmo, scusa, stavo un attimo rispondendo a uno che stavo dicendo quando si vanno a comprare batterie, non bisogna immaginare, perché sulle batterie che compro dal mercatino, per intenderci, l'ho pagato 40 euro a 100 ampere, ho fatto l'affare. Sulle batterie serie, viene montato su una targhettina con un grafico che mi dice quanti cicli di carica e scarica ho. Quindi la batteria, quella è chip, quella economica, mi dirà che io posso caricare e scaricare la batteria da zero al massimo per un massimo di 50 volte. Dopodiché la devo buttare la batteria. Ok? Questo è più vale sia per la batteria a gel. La batteria al gel, più che altro, la batteria al gel serve perché in caso di ribaltamento della barca, di tanto quant'altro, oppure di la batteria cade, non deve cadere l'acido, Giampiero. Solo per cui la batteria al gel anche se prende acqua, comunque resiste anche sott'acqua, mi sembra. Sì, per l'al gel. Sì, ma resiste per pochi secondi. Cioè, poi va in corpo. Sembra di aver soddisfatto un po' tutte le... Un'ultima domanda, dopodiché se avete delle domande altrimenti chiudiamo. Mimmo, come mai tutti questi qua che fanno i costruttori di imbarcazioni con nuovi, mettono le batterie nello specchio di poppa dove c'è per i motoscafi il serbatoio esterno e per anche barche di 10 metri tipo la mia, nel pozzetto di poppa dove c'è la pompa di sentina e c'è tanta di quell'umidità ed arriva tanta acqua, perché non si va al centro sotto torrettino un po' rialzato? Te lo spiego subito, Giuseppe, perché viene tutto dedicato agli spazi per l'armatore. Quando si comincia a parlare di vani tecnici, e te lo posso dire io che sono operatore, e di vani di posizionamento e strumentazione, gli spazi si riducono sempre, vengono sempre sacrificati. Sì, posso avere la barca di 30 metri e avere un vano tecnico più corto di un metro, perché più spazio per il gavon, perché tu c'è il governo a terra per il pescato, perché l'utente finale che compra la barca, quando va a comprare la barca non va a guardare dove sta montata la batteria, guarda se c'è il gavone a terra, se c'è il frigorifero, non viene dedicato da nessuno il vano tecnico, nessuno si va a chiedere ma guarda dove stanno i fusibili di ispezione? Se non messi in posto a un gusto, se non messi, che non troverà nessuno. Bisogna perderci la testa, bisogna perderci alcune volte. Certo. Vabbè, la barca tua è una barca seria, La barca tua è una barca seria. Io sono una persona seria, anche se non ci vedo. Assolutamente. Senti, un'altra cosa, un altro consiglio che diamo adesso e chiudiamo, faccio vedere un attimino. Allora, quando noi, intanto anche, quindi parlavamo di batteria, il sistema a bordo anche di risparmio energetico, però io ho notato parecchi anche come io ho 3-4 sonde a bordo anche quando ho il panoptix. Vi consiglio che chi sta tutto il giorno a pesca, di siccome le sonde non si spengono, giusto Mimmo, anche quando sono attaccate rimangono attaccate, andate sullo strumento e c'è la funzione off sonda, di spegnimento sonda, disattiva e attiva. Quindi le sonde che non usate, io ne ho 3 più il Panoptix, altre 2-5, ne ho 2, una B265, 275, vabbè, una è staccata, l'altra è attaccata. Però quando vado in funzione io stacco sempre una e mi dura di più le batterie. Sono cose molto importanti, come ad esempio mettere l'interruttore di distacco del radar, perché il radar altrimenti l'antenna si rischia di rimanere sempre acceso ed è un aspetto maggiore, giusto Mimmo? Quindi tutti i consigli, state tutto superfluo a bordo,
e che non viene usato va spento anche le lampadine. Vedo ancora oggi parecchie lampadine alogene, i faretti toglieteli, mettete le lampadine LED perché consumano molto meno e hanno meno assorbimento a bordo. Ok Mirmo, certo. Io ti ringrazio, grazie, di tutto, esempio, mi hai fatto davvero una bella delucidazione di tutto e abbiamo parlato quasi di tutto quello che c'era da parlare. E oh, guarda che bella foto, Mirmo, guarda. Ma sai cos'è questa, ragazzi? Questa è BS di notte, questo è il mio pontile illuminato. E così vi saluto tutti, grazie a tutti. Dobbiamo vederci domani sera per una diretta, però domani me ne vado a presa. E ascoltate il compito delle quarantene, ho fatto tutto il mio compito, il mio dovere. Grazie a tutti. E come si dice, tutti a pesca, andrà tutto bene. Un abbraccio. Ciao a tutti.